Nuovo video Plan With Me, il terzo della serie, tutti gli altri ve li lascio nel pallino e continuo la mia decorazione settimanale per la mia dieta, però va bene per qualsiasi cosa, perché ovviamente divido le pagine in giorni, così, e io metto anche queste etichette in più per mettere il peso, ma se volete scrivere di qualsiasi cosa, ovviamente lo spazio è libero. Allora, continuo con la decorazione che faccio di solito. Vado a forare quest'altra parte di foglio, sempre con il mio foratore punch che ho comprato su AliExpress, e inizio anche a così, inizio anche un po' a pentirmi di averne presi solo due, però perché sono belli, vedete quanto vengono bene. Allora, aspettate che tolgo un po' di... Ecco, l'unica cosa è che ovviamente non c'hanno il dispenser per i pezzi di fogli tagliati, e quindi fanno un po' i pallini ovunque. Allora, io continuo la mia impostazione che faccio di solito utilizzando le etichette che ho trovato su Pinterest. Se le volete trovare anche voi, le stesse identiche, le ho salvate su un album sul mio profilo Pinterest, che è sempre CrudelyTheTube, quindi lo trovate facilmente. E quindi io vado a cercare appunto queste etichettine qua per scrivere il numero dei giorni. E direi che questa settimana vado di questo qua, mi piace questo, l'ultimo. Allora, vado a prendere il mio foglio e vado a ritagliare tutto quello che mi può interessare per decorare la mia settimana. Ho ritagliato tutte le parti che mi interessavano, come sempre ho le mie etichettine per segnare i giorni e le etichettine per segnare il peso. Prima di attaccare queste, che le farò con la semplice colla stick, vado ad attaccare i miei washi tape. Questa settimana ho scelto questi due washi, sono un po' in tema floreale, visto che è la settimana della primavera, e quindi vado ad arricchire la mia pagina. Ovviamente tu dirai, no, non potevano mancare i gatti, e quindi gatti siano con me, i gatti sono ovunque. Adoro questi washi presi su AliExpress, li trovo i migliori di tutti, e vabbè, lo affianco con questi qua che ho preso da Lidl, che fanno tipo una coltivazione di cuoricini, dei fiori di cuori, così. Ok, a questo punto vado a dividere la mia pagina nelle sezioni dei giorni. Faccio delle semplici righe con la matita, giusto per capire l'ingombro che possono avere i vari giorni. Io mi appoggio anche alle righe che avevo fatto l'altra settimana, perché un po' le intravedo e quindi non faccio altro che ricalcarle. Faccio sempre sabato e la domenica un po' più grandi, soprattutto la domenica, perché siamo in compagnia e, come vi ho già detto, è più facile che si smangiucchia qualcosa in più, e quindi mi serve qualche spazio in più. Smangiucchia limitatamente, eh? Devo dire che sta fruttando la mia dieta. Allora, siamo a 19, quindi vado a posizionare le mie etichettine per segnare i giorni. Decido un po' la disposizione. Ok, ed ora che le ho posizionate vado ad incollarle con la mia colla stick normalissima.
Dopo aver messo le etichettine, vado a mettere anche gli altri riquadrini per segnare il peso e quindi farei la solita disposizione e poi li vado a incollare. Ho incollato tutte le mie etichettine ed ora passo alle stampate, che ci sarà da ridere come sempre. Allora, prima di tutto voglio stampare i numeri, la cosa principale, e lo faccio sempre con i miei timbrini, i soliti. Oh, io li adoro, li ho trovati dai cinesi e sono fatti proprio bene, cioè mi piacciono un sacco. Mi piacciono proprio la finezza che hanno il numero quando va stampato. Se sentite rumore, come sempre, è quella di sopra, quella di sotto, quella di fianco, quella di... capito? Allora, timbrino, uso sempre il mio Frigovert perché si sono spariti tutti i cinesi con i tamponcini in acrilico e procedo e stampo tutti i numeri. Oggi è la settimana del 20, 21, 22, la settimana della primavera. Quindi sono un po' in stile fiorellini e sono molto morbidi questi stampini e quindi sono anche divertenti da usare. Va bene, io continuo e completo tutti i numeri. Ho fatto tutti i numeri e adesso vado ad utilizzare i miei clear stamp, gli ultimi che sono arrivati. Guardate che belli che sono. E sono curiosa di vedere come sono, anche se dubito di riuscire a stamparli perfettamente con il mio Frigovert. E vabbè, ma sono stupendi, bellissimi. Chissà cosa non viene fuori. Allora, questo ha dei pezzi in più. Molto bene. Ok. Molto bene. E ora il problema si fa serio, nel senso che sono abbastanza grandini e mi tolgono un sacco di spazio alle scritte. Però se faccio così dovrei farcela. Vado ad utilizzare direttamente la sua carta. Vediamo se faccio una genialata o faccio una cavolata pazzesca, perché voglio fare l'embossing senza l'acrilico, verrà fuori una schifezza apocalittica. Allora, io prendo il mio tamponcino, quello apposta per fare l'embossing, e vado a sporcare il mio timbrino. Scusate se esco dall'inquadratura, ma facciamo così. Bene, così. Non voglio prendere dentro a qua. Facciamo un po' di ordine. Non vedrete niente. Che bianco su bianco, trasparente poi. Spero di averlo preso tutto. Spero di averlo preso tutto. Mi rifaccio sotto con la mia copertina. Mi giro. Cancello la riga che forse è meglio. Aspettate, eh. Se no poi come li tolgo i brillantini? Non toglierò mai più così. E provo a senza schiacciare troppo. A premere solo dove c'è il timbro. Allora, se viene una schifezza, non demordo e lo farò con gli attrezzi migliori. Ok. Tolgo.
E voglio usare questa polverina che ho preso alla fiera di Bergamo, alla creativa. Sono troppo curiosa di vedere com'è. Perché siccome c'è la fiera anche a Milano questa settimana, se ci sono ancora i soliti e soprattutto il lavoro viene bene, sono una pasticciona, sono una pasticciona, perché dovevo dividere i fogli. Sono una pasticciona, sono una pasticciona. Ok, adesso mi metto sotto questo. Tolgo la roba che non c'entra niente con le polverine, sbatto e prego. Rimetto ancora un po' su. Per coprire bene tutto. Quindi col pennello vado a togliere tutti i brillantini in eccesso, se no si bloccano sul foglio. Così, e vado a rimettere via tutta la polverina che ho messo in più. Oh, difficilissimo. Ed ora con il mio phon, facendo scappare il gatto, perché ce l'ho sul tavolo, vado a imbossare. Non è neanche scappato il gatto. Molto bene. Poteva andare peggio. Allora, questo è il risultato. Vediamo se riesco a farvelo vedere più da vicino. Il colore che ho scelto per questo è di questa polverina qua ed è il False Gold. Fool's Gold. Comunque questo qua. Glitter. Questo mi è piaciuto molto, devo dire che soddisfatta. Allora, volevo farne anche un altro. Magari qua, quindi vado a togliere la mia riga che ho fatto con la matita per andare dritta. Poi sempre con, ho visto che il metodo funziona, quindi sempre con il mio foglietto di acetato, per ora faccio così, ci appoggio sopra la farfalla, tamponcino per embossing, ce lo metto sopra, poi
Questi li ho comprati su Amazon, tutto il kit. Cioè, con altre polveri, ma il tamponcino l'ho comprato lì, anche il phon. Ok, vado ad appoggiare, magari così così lascio più spazio per scrivere. Premo su tutto il timbro. Così. Spero di averlo preso tutto. Tolgo. E questo invece lo voglio fare con quest'altra polvere. Mi piaceva l'effetto un po' mattonato. È molto mattonato. Rossiccio. Un po' glitter, un po' rossiccio. E quindi allora scendiamo. Ok. E quindi ho preso questi apposta, mi piaceva proprio il colore. Spando bene, fatto, è venuto più bello, guardate che bello. Pennellino, tolgo l'eccesso ed ora allora recupero sempre la mia polverina. Allora, devo dire che queste polverine mi stanno soddisfacendo, eh? Le ho pagate anche poco. Scusate i messaggi. Le ho pagate anche poco perché le ho pagate solo 3,50 euro. Vabbè, il boccettino è piccolino. Però per il servizio che ci devo fare io va più che bene. E quindi ora vado. Così. Vado a imbossare anche questo col mio phon. Fantastico, mi piace di più questo. Vieni, Didi! Si è spaventato il gatto. Mi piace di più questo qua. Sono belli tutti e due. Vedete che bello che diventa? Mi piace un sacco. Allora, e siamo qua. La mia carta si inarca, ma penso che sia proprio la carta che è fatta così, la carta di AliExpress. Ne risento un pochino. Che bello, mamma. Bello, bello, bello. Ok, io continuerei la decorazione usando le mie greche. Ho preso sempre su AliExpress queste file di greche. A questo giro non disegno. O meglio, le ricalco e basta. Però ho preso queste file di greche che le trovo molto carine. Le chiamo greche, non lo so, divisori. Le trovo molto carine di fatti e quindi vado ad utilizzarle per completare la mia decorazione. E voglio usare quelle piccoline. Piccole piccole. Visto che ormai ho portato già via un sacco di spazio con quelle normali, vado ad usare queste piccole, che non sarà per niente semplice. Allora, voglio usare questa qua. Mitico frigover. Mettiamola dritta e stampo sempre in nero. C'ho anche gli altri colori, ma non mi piace. Voglio mantenermi tanto ormai con le cose kitsch super piene. Avete capito che sono io. Quindi voglio mantenermi un po' più sobria. E quindi vado a mettere questo qua. Ok, un po' più qui, aspettate che le svinchiate col barattolo. Ok, poi
fare le foglioline. Così. Così. Dai, si fa prima a farlo col timbrino, no? Viene anche un pochino, un po' piccolo, più bruttino, però fa niente. Poi faccio i fiocchettini. Io li metto sulla punta del frigover perché è inarcato e quindi devo fare questo movimento. Fa un po' schifo, però. E così. Ed ora vado a cancellare la matita e a dare un tocco di colore con i pastelli. Ho dato un tocco di colore su tutti i timbri. Li ho sbavati un po' perché ho cancellato la matita troppo presto, non fatelo anche voi, aspettate. E poi volevo attaccare qualche sticker di questi che ho preso da Tiger. Questo da Tiger e questo dai cinesi, che li trovo adattissimi alla mia decorazione e quindi li volevo usare. Sono proprio, li trovo proprio fatti apposta. Penso che comprerò altre polverine per l'embossing perché sono venute proprio bene. E quindi penso che andrò a comprarle, soprattutto quelle non glitterate. E devo aggiungerle alla lista. Guardate che figo. A me piace un sacco. Voi direte basta attaccare roba, basta, smettila, non ti sembra di aver esagerato? Sì, ma secondo me ci va qualche altro tocco di primavera. Ci avete ragione, eh? Come darvi torto? Se no poi non li uso neanche, no? Lo metto qua. Oh, questa è una settimana ricca, eh? La settimana ricca di primavera. Ok, basta, ho davvero terminato. Vi faccio vedere come sta nell'agenda. Ecco qua il risultato finale di come resta nell'agenda. Vi faccio vedere anche come si sta riempiendo, cioè lo spazio che ho. Io mi trovo molto bene con gli spazi che riesco a ricavare e con questa organizzazione, perché riesco appunto a farci stare tutto quello che devo scrivere. Ed ecco qua la decorazione di questa settimana.
Bene, ho terminato. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere se devo migliorare qualcosa, se sono stata chiara in tutto, se avete delle domande. Scrivetemi tutto nei commenti. Ciao, al prossimo video.